Comitato per la programmazione economica interministeriale ha assegnato 13,4 miliardi di euro di finanziamenti statali relativi ai patti per il Sud stipulati con le regioni, al Molise 378 milioni. È stata firmata questa mattina a Palazzo Magno dal sindaco di Campobasso Antonio Battista e il presidente della provincia Rosario De Matteis la convenzione per la consegna dei beni strumentali da mettere a disposizione del centro polivalente aggregazione giovanile presso i locali dell'ex scuola di Via Muricchio di proprietà di Palazzo San Giorgio. Presentata invece ieri la prima edizione del concorso fotografico 12 sfumature d'amore scatti calendario 2017. Per mancanza di permessi e assistenza, la neodiscoteca Willotto è stata chiusa, ma il proprietario Giuseppe Basile si dice fiducioso di poter provare l'esistenza di documentazione necessaria. Intanto per voi l'intervista integrale all'attrice Valentina Lodovini. Il Campobasso e l'Olimpia Annonese giocheranno nel girone F nel prossimo campionato di Serie D. Intanto a Isernia si provvede alla manutenzione del palasport. Ben ritrovati dalla redazione di Molise TV, cari amici telespettatori. In apertura, come sentito dai nostri titoli, parliamo dell'assegnazione dei 378 milioni di euro del patto per il Sud destinati al Molise. Ce ne parla nel dettaglio la collega Tania Passarelli. Sentiamola. Inizia la prima fase operativa del piano di governo per il rilancio economico delle regioni meridionali. Nella seduta di ieri svoltasi a Palazzo Chigi, presieduta dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati deliberati circa 39 miliardi di euro, di cui sono stati approvati 13,4 miliardi per i patti per il Sud e 15 miliardi non ancora destinati per infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo ed agricoltura. Le assegnazioni, spiega la nota diramata dal CIP, tengono conto degli impieghi già disposti e della chiave di riparto percentuale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Dunque 13,4 miliardi di euro per interventi da realizzarsi insieme alle risorse comunitarie nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno, che rappresentano solo la prima parte di finanziamento relativa ai patti per il Sud. 13,4 miliardi distribuiti per ciascun patto sottoscritto con ogni regione, di cui 378 milioni destinati al Molise. Fondi previsti nel patto per il Molise firmato a Campobasso dal presidente Matteo Renzi lo scorso 26 luglio. Ma non solo, nella seduta di ieri alla quale era presente il presidente della regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, al Molise sono stati assegnati anche 30 milioni per qualificare il trasporto su ferro della nostra regione. È stato approvato infatti l'intervento di elettrificazione del tratto ferroviario Roccaravindola-Isernia. Grazie al patto per il Molise con il governo abbiamo definito, indicandoli con puntualità, interventi e priorità per la nostra regione. Il patto è uno strumento che mette in chiaro che cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare e dove lo vogliamo fare. In 5 settori strategici: infrastrutture, ambiente, sviluppo produttivo, turismo e cultura, innovazione formativa. A breve anche l'apertura di nuovi cantieri e l'attivazione di azioni immateriali che daranno competitività, competenze e qualità alla vita dei nostri comuni, con un investimento di opportunità e entusiasmo per i giovani del Molise. Queste le parole pronunciate dal presidente Paolo Di Laura Frattura nella seduta del CIP a Roma. Registriamo ancora una volta la concretezza del nostro governo nazionale, che con le regioni ha avviato una stretta collaborazione praticata quotidianamente. L'approvazione del CIP ci invita a correre tutti insieme e nella direzione che si chiama Molise. È così che conclude Paolo Di Laura Frattura nella seduta svoltasi ieri a Roma. L'azienda sanitaria regionale è pronta a pagare le aziende che vantano crediti inferiori a 10.000 euro. La giunta regionale, dopo il parere positivo espresso dall'avvocato Demetrio Rivellino, coordinatore dello specifico gruppo di lavoro regionale, ha autorizzato l'ASREM ad avviare per ogni fornitore l'istruttoria finalizzata alla valutazione preliminare della documentazione e alla sussistenza dei requisiti necessari per la liquidazione delle somme. Intanto si apprende, riporta l'ANSA, che i creditori fornitori dell'ASREM sono circa 2.000. Di questi, 800 vantano crediti superiori ai 10.000 euro, che in alcuni casi arrivano fino a 1 milione di euro e anche oltre.
Voltiamo pagina perché la delegazione pentastellata del Molise cerca risposte concrete dal governatore per quanto concerne il progetto di elettrificazione della tratta Campobasso-Roma. Il servizio. Dopo la sanità, la delegazione molisana del Movimento 5 Stelle continua a bacchettare il presidente Frattura. Questa volta al centro delle polemiche sembra esserci il progetto di elettrificazione della tratta Campobasso-Roma. Il progetto della metro leggera, si legge in una nota diffusa a mezzo stampa dal Movimento 5 Stelle, per un importo di 23 milioni di euro, era incentrato sulla tratta matrice Boiano. Quello di elettrificazione invece è fondato sull'ammodernamento della tratta Campobasso Rocca Ravindola e prevede la sua realizzazione in tre lotti. Il primo sempre da Matrice a Boiano, il secondo da Boiano a Isernia e il terzo da Isernia a Rocca Ravindola. La documentazione relativa al secondo lotto riporterebbe un intervento di rilievo strategico per la mobilità su ferro, sistema di trasporto ferroviario urbano ed extraurbano sulla tratta Boiano-Isernia e prevede un finanziamento di 425.000 euro, oltre alla nomina del responsabile unico del procedimento, che nel caso stesso sarebbe Lati, e quindi l'associazione temporanea di imprese che aveva progettato l'iniziale metropolitana leggera. Già a suo tempo il Movimento 5 Stelle aveva presentato varie interrogazioni e condotto diversi accessi agli atti per chiedere al governatore di Laura Frattura di un suo eventuale coinvolgimento diretto o indiretto nel Lati, non ricevendo mai una risposta. Dunque dubbi restano ancora. L'elettrificazione della ferrovia è ormai un dovere, specificano i grillini del Molise, che invece puntano il dito contro i silenzi del presidente. Ci spostiamo adesso in provincia. In vista delle elezioni per il presidente della provincia di Campobasso, posticipate al 31 agosto, questa mattina a mezzogiorno scaduto il termine per le candidature. Noi abbiamo parlato con il presidente Rosario De Matteis. Sentiamolo. Presidente, come mai ha deciso di dire di no alla sua candidatura a presidente della provincia nonostante il sostegno della sua fazione? Io già lo avevo preannunciato già un po' di tempo fa, che non mi sarei ricandidato. Ritengo che questi 5 anni, il mio mandato si conclude al 31 agosto con le nuove elezioni, perché ritengo che non c'erano più le condizioni per poter amministrare questa provincia. È inutile che ripeto i tagli, i trasferimenti zero dal 2014, sono andati sempre diminuendo dal 2011 al 2014, fino ad arrivare con la riforma del Rio, la legge del Rio, che prevedeva il taglio di 1 miliardo alle province per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e addirittura 3 miliardi per il 2017, con difficoltà enormi nel poter chiudere un bilancio, quindi e quasi tutte le province sono in dissesto finanziario e con grosse responsabilità per quelle che sono le funzioni che rimanevano alla provincia, cioè viabilità, edilizia scolastica ed ambiente. Quindi capirete che non c'erano le condizioni per poter garantire questi servizi ai cittadini. E i presidenti sono in prima linea proprio nel non poter garantire questi servizi e quindi ogni giorno litigare anche con i cittadini che a giusta ragione pretendono questi servizi. Allora io ho ritenuto di farmi fare un passo indietro, perché non dovevo restare qua ad affrontare ulteriori problemi, non me la sentivo. Quindi io auguro al prossimo presidente che possa vivere un'esperienza migliore della mia, e sperando che questo governo, dopo questa scellerata riforma, ripeto, l'ho detto tante volte, possa capire e dare risorse alle province per poter garantire i servizi essenziali. Un bilancio del suo lavoro in provincia e cosa si aspetta in futuro? Ma il bilancio penso che non spetta a me dirlo, ma spetta ai cittadini giudicare il mio operato. Penso di aver svolto il mio compito sempre con impegno, con attenzione, insieme alla mia giunta, insieme alla mia maggioranza, e qui va il mio ringraziamento agli assessori, ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, che hanno saputo capire il momento particolare e hanno sempre collaborato. Abbiamo centellinato l'euro, io non ho fatto una consulenza
mentre prima c'erano consulenze, molte consulenze, non le ho fatte, non ho potuto fare un mutuo, a differenza di chi è stato prima di me, che nell'ultimo anno ha fatto ben 11 mutui negli ultimi 10 mesi, quindi voglio dire, ritengo di aver svolto un lavoro con oculatezza e con impegno, poi il giudizio spetta agli altri e non a me. Cosa si aspetta in futuro? Ma non è che il futuro, è normale che chi fa politica è una vita che fa l'amministratore, la passione c'è e vorrebbe fare qualcosa, indubbiamente. Quello che mi sono riproposto è di collaborare anche con gli amici, di ricombattare un'area moderata, un'area di centrodestra, che in questo momento nel Molise forse non c'è, proprio perché ognuno pensa di andare per la sua strada. Io ho detto agli amici che uniti si va lontano, da soli non si va da nessuna parte. Quindi mi adopererò per fare questo, se ci riuscirò insieme agli altri va bene, altrimenti cercherò di godermi la mia pensione. Quindi quello è quello che posso fare, la mia famiglia. Stabilito il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2016-2017 della Regione Molise, l'Assessorato alle politiche agricole della Regione rende noto che con determinazione dirigenziale è stato fissato il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2016-2017 dal 16 agosto al 30 novembre 2016, termine prorogato al 31 dicembre 2016 per le uve passite, le fermentazioni e o rifermentazioni. L'assessore Facciolla inoltre rende nota l'erogazione dei pagamenti per circa 150.000 euro alle ditte molisane che hanno risposto al bando per il sostegno ai bieticoltori molisani che per la campagna bieticolo saccarifera 2013-2014 hanno contemporaneamente condotto terreni coltivati a barbabietola da zucchero nel territorio regionale, sottoscritto contratti con lo zuccherificio del Molise e conferito il prodotto allo stabilimento stesso. Cambiamo nuovamente argomento. È stata firmata questa mattina a Palazzo Magno dal sindaco di Campobasso Antonio Battista e il presidente della provincia Rosario De Matteis la convenzione per la consegna dei beni strumentali da mettere a disposizione del centro polivalente aggregazione giovanile presso i locali dell'ex scuola di Via Muricchio di proprietà di Palazzo San Giorgio. Vediamo. Il sindaco Antonio Battista e il presidente Rosario De Matteis, in rappresentanza rispettivamente del comune di Campobasso e della provincia, hanno firmato questa mattina nella sala della giunta di Palazzo Magno la convenzione per la consegna dei beni strumentali da mettere a disposizione del centro polivalente aggregazione giovanile presso i locali dell'ex scuola di Via Muricchio di proprietà di Palazzo San Giorgio, un centro di incontro per i giovani, per le associazioni e le consulte giovanili. Una iniziativa molto importante. Importante la collaborazione che c'è tra il comune di Campobasso e la provincia, che continua anche in questa metà di estate, riguarda poi in modo particolare le politiche giovanili, delle politiche rispetto alle quali noi stiamo prestando molta attenzione, politiche sociali, politiche giovanili, e la disponibilità di un contenitore da destinare al centro di aggregazione giovanile. Sarà un punto di riferimento, non sarà l'unico punto all'interno del quale noi riteniamo che i giovani possono fare vita aggregativa e vita sociale. Metteremo a disposizione anche tutti gli altri contenitori già ordinariamente destinati alle politiche per il sociale. È un inizio politica, continuerà anche nei prossimi anni, è un tassello importante. Voglio ringraziare la provincia di Campobasso e il presidente Rosario De Matteis. All'interno dei locali di Via Muricchio potranno così essere realizzate attività ricreative condotte sotto la supervisione di operatori sociali che lavoreranno per prevenire marginalità e disagio attraverso l'arte e l'aggregazione giovanile. Aggregazione, integrazione e dialogo, gli elementi principali e basilari infatti per una buona vita sociale. L'Università degli Studi del Molise è stata promossa. Il rapporto tra la spesa e le entrate certificato dal MIUR è inferiore alla soglia fissata dell'80%. Siamo soddisfatti, ma questo risultato non ci sorprende, ha dichiarato il rettore dell'Ateneo Unimol, Gianmaria Palmieri, che ha continuato: abbiamo sempre operato in questa direzione.
Voltiamo pagina, è stata presentata ieri presso il Livre Caffè Letterario di Campobasso la prima edizione del concorso fotografico 12 sfumature d'amore, scatti calendario 2017, avente come tema i volti dell'amore, un'iniziativa finalizzata a promuovere la campagna di sensibilizzazione Io non ti amo da morire contro la violenza sulle donne. Sentiamo ancora Tania Passarelli. Il 15 luglio del mese scorso veniva sottoscritto presso la Confcommercio di Campobasso il protocollo d'intesa, atto a promuovere sull'intero territorio regionale la campagna Non ti amo da morire, al quale hanno aderito una rete di associazioni locali. Un documento che ha posto le basi per la realizzazione comune di azioni di contrasto alla violenza di genere, in tutte le sue forme e le sue manifestazioni attraverso iniziative pubbliche e private. Manifestazioni finalizzate a sensibilizzare le istituzioni su una problematica delicatissima e sempre più frequente, quale è quella della violenza sulle donne. La prima di queste iniziative si è tenuta proprio ieri, sempre a Campobasso, presso il caffè letterario Il Libre, con la presentazione della prima edizione del concorso fotografico 12 sfumature d'amore scatti calendario 2017. Scatti fotografici che dovranno rappresentare il tema I volti dell'amore, a dimostrazione che nonostante l'amore abbia infinite sfaccettature non è mai violenza. Per chi fosse intenzionato a partecipare può consultare il sito www.ionontiamodamorire.it. Un'idea questa bella ed importante organizzata dall'associazione Me Too, in collaborazione con la Confcommercio Regione Molise e la consigliere regionale di parità Giuditta Lembo. Un'idea che è solo la prima delle tante proposte che verranno realizzate nel corso del tempo sul territorio molisano. Ma sentiamo meglio i dettagli con la direttrice della Confcommercio Molise, Irene Tartaglia. È la prima attività dopo il protocollo d'intesa sottoscritto dalle associazioni di volontariato, dalla Confcommercio, dalla consigliera di parità, per unirci su questo importante argomento. Quindi la realizzazione di un calendario 2017 che rappresenterà 12 volti femminili a testimonianza dell'amore verso il protagonista della vita di ognuno di noi, che è appunto la donna, e ogni mese vorrà essere la testimonianza della nostra vicinanza a questo argomento. Questa è soltanto una delle iniziative che saranno attuate per la realizzazione di azioni di contrasto sulla violenza di genere. Infatti, e non sono nemmeno tardate ad arrivare, è soltanto l'inizio. Confcommercio Molise ha già messo in atto la distribuzione delle vetrofanie che verranno distribuite ai propri associati e che poi saranno una forma di pubblicità di tutti i nostri associati, commercianti e professionisti che vorranno esporre e quindi testimoniare la vicinanza a questo importante tema. Arriveranno altre iniziative, un concorso di poesia a novembre, la settimana rossa dedicata con importanti argomenti anche con protagonisti nazionali qui a Campobasso. Restiamo nell'universo femminile e continuiamo quindi a parlare di donna, perché sono aperti i termini per presentare le candidature per la quinta edizione del premio imprenditrice dell'anno Maria Rossi Sabelli. L'evento promosso dal Comitato per l'imprenditoria femminile di Campobasso, dal Comitato per l'imprenditoria femminile di Isernia e dalla Camera di Commercio del Molise vuole essere un'occasione per dare il giusto riconoscimento all'impegno professionale delle donne nella società, promuovendo, sostenendo e valorizzando la cultura di impresa al femminile nel territorio. Per partecipare all'edizione 2016 le domande redatte su apposito modulo e complete della documentazione richiesta dovranno essere trasmesse alla Camera di Commercio del Molise entro il giorno 15 settembre 2016 tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata c.molise@legalmail.it. Nel prossimo servizio invece cambiamo decisamente argomento e parliamo di turismo e non solo, anche della chiusura della discoteca We Late, inaugurata lo scorso lunedì 8 agosto per assenza di permessi, documentazioni e autorizzazioni. Sentiamo la verità del proprietario Giuseppe Basile.
I recenti dati che riguardano il settore turistico in regione stilati dall'ENIT per questa stagione estiva 2016 sono a dir poco sconcertanti. Nonostante le bellezze naturalistiche che ben si prestano al cosiddetto slow tourism, il Molise si colloca all'ultimo posto nella classifica degli arrivi di turisti stranieri in Italia. Tante le motivazioni alla base di questo che ormai è una certezza. Le risorse sono sviluppate poco e male, spesso con la totale mancanza di un piano turistico ben strutturato e programmato. Le istituzioni, inoltre, sembrano essere sempre più impacciate nella vendita e nella promozione dei paesaggi naturali e dei piccoli borghi, caratterizzati da storia, cultura e tradizioni interessanti e accattivanti anche dal punto di vista culinario. Tutte risorse che potrebbero sinergicamente muovere un'intera economia oggi immobilizzata. Se questa è la situazione riscontrata maggiormente nelle zone dell'entroterra, le cose non sembrano cambiare invece nel Basso Molise, soprattutto nella zona della costa, che potrebbe, tra le cose più semplici, sfruttare il lungomare per la movida estiva, attrattiva soprattutto per i giovani. Poco allettanti risultano infatti essere, da quanto testimoniato dai ragazzi, le serate sulla costiera adriatica molisana, ma basta andare più avanti, per esempio a Vasto e quindi in territorio abruzzese, per respirare un'area diversa, fatta di turisti, di divertimento, da ultima la Notte Rosa, che ha sicuramente riscosso molto successo anche grazie alla collaborazione tra le attività commerciali. A proposito di movida, recente la notizia della chiusura della discoteca We Late, ex Villa Paraiso, inaugurata lo scorso lunedì 8 agosto. Assenza di permessi, documentazione carente, mancanza di licenze di somministrazione cibi e bevande, queste le ragioni che hanno spinto gli ispettori di polizia a segnalare il locale per irregolarità alla questura di Campobasso e al municipio di Piazza Sant'Antonio, che ha emesso il provvedimento di immediata cessazione dell'attività a tutela della incolumità pubblica. A smentire le accuse il proprietario del locale, Giuseppe Basile, che si dice fiducioso di poter provare l'esistenza di documentazione necessaria. Restiamo in tema e torniamo a parlare appunto della discoteca Wilotto Wilate di Termoli. Art director della serata inaugurale, il celebre ballerino ed opinionista di Canale 5, Gianni Esperti, a caratterizzare l'evento Lizero Assoluto, i DJ Fargetta e Molella, la bellissima Cristina Buccino, il nuovo protagonista di Squadra Antimafia, Giulio Berruti, e la splendida attrice Valentina Lodovini. Per voi l'intervista esclusiva. Valentina Lodovini, questa sera qui all'inaugurazione del Wilotto, sicuramente una serata molto importante, targata da ospiti speciali come te. La prima volta in Molise per te? Non è la prima volta, sono stata a Campobasso con lo spettacolo di e con Marco Travaglio, con È stato la mafia, forse un anno e mezzo fa, però qua è la prima volta qua, a Termoli e qui al Wilotto. Clima piacevole, sicuramente una bella atmosfera, una buona organizzazione. Sì, no, il posto è veramente magnifico ed è bello. Poi per ciò che ho potuto vedere è bellissimo anche, insomma, il paesaggio, no? È veramente magnifico. Parliamo adesso di Valentina, una grande attrice, una donna affascinantissima. Descriviti in tre parole. Passionale, testarda e, oddio, non lo so, orgogliosa. Valentina è anche passione calcio, oltre ad essere una bravissima attrice. Sì, passione calcio, una grande passione per il calcio. Beh, la mia passione per il calcio è nata grazie a Pierpaolo Pasolini, quindi al mio amore per il cinema in realtà, infatti a volte mi sembra di tradire il cinema amando così tanto il calcio, però è nato perché Pierpaolo Pasolini era un grandissimo amante del calcio e avendo, insomma, questa passione per lui, questo amore purissimo nei confronti di questo autore, di questo intellettuale, di tutto ciò che è stato. Mi sono avvicinata al calcio grazie a lui, quindi, e poi sono italiana. Teatro, televisione, cinema, cosa preferisci di più? È come chiedermi vuoi più bene al babbo o alla mamma, è la stessa cosa, non si può rispondere, cioè, no? È lo stesso tipo di amore. La collaborazione più significativa a livello professionale?
Io mi ritengo una privilegiata, cioè una che lavora molto, lavora duro, no? per ciò che ha, ma credo anche che ha un curriculum da proteggere, di essere stata privilegiata e fortunata negli incontri che ho avuto, no? L'uomo più bello con cui ha lavorato? Beh, mi è andata bene anche lì, devo dire. Credo che sia difficile anche lì sceglierne uno. Mi è andata molto molto bene. Alle volte tra le donne si crea una competizione, lei invece da un certo punto di vista le donne a livello professionale deve anche tanto. Qual è magari una donna che le è rimasta dentro anche a livello umano? Tra gli incontri fatti, un'insegnante russa di recitazione che si chiama Natalia Svereva. Senta, lei abbiamo detto che è super affascinante, è anche una donna diciamo molto impegnata, ma riesce sempre ad avere molta cura per il suo fisico, per il suo aspetto. Qual è il segreto di Valentina? Non c'è nessun segreto, perché in realtà io non me ne curo affatto, che è una cosa che è anche sbagliata, non sono assolutamente da prendere da esempio. La cosa che sono una donna molto volitiva e che è molto anche curiosa, quindi faccio tante 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 cose, forse è quello, no? In qualche modo non fermarsi mai, avere anche la fortuna di poterlo fare, perché poi non è per tutti uguali. Io faccio un mestiere che mi dà anche tanto tempo libero, no? Però durante il tempo libero io faccio cose, sono una che veramente ho desiderio e appetito, no? Nei confronti della vita, quindi faccio tanto, forse è quello, non fermarsi, non smettere mai di cercare, che mette in moto tutto, il cervello prima di tutto, l'inconscio e poi il corpo, no? Insieme. Lei si sente una donna realizzata? Beh, guarda, io volevo fare l'attrice da quando sono nata praticamente, e quindi non so se definirmi realizzata, non lo so, non mi sono mai fermata a riflettere, ma la mia realtà ha superato il mio sogno, quello sì, quindi credo che forse posso dire di essere realizzata. Sicuramente in un momento storico come questo, insomma, il lavoro ti dà anche un'identità, ad esempio, no? E io ho la fortuna di fare il lavoro che, non soltanto di avere un lavoro, di fare il lavoro che amo, che ho sempre amato, l'unica cosa che veramente nella mia vita è stata importante, per cui non so bene come definirlo, sono molto grata, questo sì, sono proprio grata tanto. Nonostante questo, Valentina, ha ancora qualche sogno nel cassetto? Quello sempre, sempre, a occhi aperti e occhi chiusi, sì. Lo vuole rilevare? No. Senta, ci hanno detto anche che lei è una brava cantante. Ci vogliamo salutare gli telespettatori di Molise TV non Moltivetto? Non si può, perché ci sono gli Zero Assoluto dietro che stanno cantando, sicché non si può. Mi dispiace. Allora, sì. Allora li salutiamo in un altro modo, i telespettatori di Molise TV. Sì, sì, io vi mando un pensiero, un bacio e un sorriso a tutti gli spettatori di Molise TV e buona vita, la vostra. Grazie. È iniziato questa mattina a Ripali Mosani l'attesissimo Palio delle Querciliole, la storica corsa dei cavalli che si svolge in agro di Ripali Mosani in occasione delle festività dedicate alla Madonna della Neve. Il comitato festa, guidato da Marco Di Matteo e dal parroco Don Moreno Ientiluci, ha lavorato da tempo per la riuscita della manifestazione più sentita dell'anno, quella che porta in paese nella cappella poco distante migliaia di persone. Domani, venerdì 12 agosto, l'apice dell'evento con stand, bancarelle, e alle 15 la corsa equina. Si è conclusa con grande successo invece la prima edizione di Torella Cult, giornata dedicata all'arte e alla cultura, organizzata dalla Casa Museo Elena Ciamarra e dall'Associazione Culturale Monongà, in collaborazione con la Proloco Tre Torri e la professoressa Carmen Del Russo, e patrocinata da Italia Nostra. Un migliaio di visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero che hanno invaso letteralmente il Castello Ciamarra, tanti anche bambini che hanno percorso i loro primi passi nell'arte nelle stanze del castello, armati di pennarelli, acquerelli, gessetti e pastelli, hanno utilizzato al meglio il laboratorio a loro dedicato. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva.
In apertura oggi la riunione dell'assessore allo sport del comune di Isernia, Antonella Matticoli, con i rappresentanti di alcune società che utilizzano il palazzetto dello sport. I dettagli nel servizio. Antonella Matticoli, assessore, le hanno lasciato un'eredità non tanto bella per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, almeno per quanto riguarda la piscina, che versa in condizioni un pochino disagiate. Che tempi si prevedono e che cosa c'è da fare? Guardi, la nostra priorità è stata proprio la riapertura immediata della piscina, infatti ci siamo recati nella struttura per verificare quali dovevano essere gli interventi da fare prima della riapertura. Ci siamo resi conto che gli interventi effettuati purtroppo non sono sufficienti a garantire una fruizione completa dell'impianto, perché mancano degli interventi importanti, degli elementi essenziali per la piena funzionalità di questa piscina. Come ho già detto, mancano i bagni, gli arredi, insomma elementi essenziali. Ora il nostro impegno è quello di valutare tutte le possibili soluzioni affinché la piscina venga riaperta in tempi brevi e garantendo però un servizio duraturo a lungo termine efficace e questa piscina sia finalmente a norma. Questo impegno suo non solo come assessore ma anche come mamma, perché ha lei dei bambini. Esatto, cioè io in qualità di mamma anch'io devo fare dei sacrifici enormi per poter usufruire di una struttura, di una piscina, e quindi questo è il problema non solo da assessore ma proprio da mamma. Abbiamo tutti la necessità di poter usufruire della nostra piscina comunale, quindi è il nostro dovere questo, lavorare per la riapertura immediata e trovare tutte le possibili soluzioni. Apriamo adesso una parentesi calcistica, perché oggi è il giorno dei gironi per le molisane coinvolte nel campionato di Serie D, quindi l'Olimpia Agnonese e i Lupi che giocheranno nel girone F con Alfonsine, Romagna Centro, San Maurese, San Marino, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Jesina, Matelica, Monticelli, Recanatese, Vispesaro, Chieti, Pineto, San Nicolò, Teramo e Vastese. In evidenza per i Granata inoltre l'esterno d'attacco Kevin Tulmieri, ex Potenza. Mercato aperto anche per le squadre del campionato d'eccellenza, il Macchia prende Pepe De Visa, Zurlo va a Campo di Pietra, Del Zingaro a Riccia. Dal calcio invece adesso passiamo al nuoto. Si è chiusa con la partecipazione ai campionati italiani di categoria la stagione di Giuseppe Petriella. Il portacolori dell'H2O Sport è tornato da Roma, sede della Kermesse, con qualche certezza ma anche con qualche dubbio. Sicuramente nei 200 stile libero ha mostrato un buono stato di forma, centrando la finale B e portando a casa il quarto posto. Petriella ha centrato la finale B anche nei 100 metri stile libero, chiudendo al quinto posto. Nei 50 invece il campione larenese è risultato essere primo escluso ed è stato dunque costretto a guardare la finale da spettatore. Indubbiamente, facendo un bilancio dei campionati italiani, il segno non può essere che positivo. Anche il molisano Antioglu brilla a Roma ai campionati nazionali, dove si aggiudica il bronzo nei 100 dorso. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo e vi auguro un buon proseguimento con noi qui su canale 611, arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per venerdì 12 agosto. La pressione torna ad aumentare, garantendo così condizioni di tempo stabile e soleggiato con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Qualche cumulo in sviluppo diurno sui monti e sul Salento, nonché addensamenti la notte tra Termolese e Alta Puglia. Temperature in generale stabili, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 13, massima 20 gradi. Isernia 15-25. Termoli temperature comprese tra i 21 e i 23 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Ha con sé gli assegni Spendi e Risparmi di Molise TV?
corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.